Nei video precedenti ti ho mostrato quanti musicisti ho coinvolto nel progetto Matti Like e quante tracce abbiamo gestito in fase di mix. Sono un bel po', vero? Ciò nonostante abbiamo utilizzato un altro strumento. Intelligenza artificiale. Ciao, sono Francesco e con questa serie di video voglio raccontarti come ho realizzato la mia ultima canzone, Matti Like, fuori dal 10 ottobre. Avendo fatto più modifiche alla canzone, in particolare alla struttura, e quindi anche con cambi di parti con tonalità diverse, ci siamo resi conto in fase di mix che di fatto su una parte latina avevamo un basso che non funzionava, o meglio, ci mancava una parte del basso. Come fare? Contattare un altro musicista? Assolutamente no, abbiamo usato l'intelligenza artificiale. Ecco come abbiamo fatto. Sul sito Suno abbiamo inserito la parte strumentale priva del basso, chiedendo all'intelligenza artificiale di crearla. E noi avevamo solo il pianoforte, l'abbiamo dato in pasta all'intelligenza artificiale e ci ha tirato fuori il basso. Da così? A così. Abbiamo preso la traccia che ci ha dato e con un altro sito di intelligenza artificiale abbiamo scomposto la musica individuando le singole tracce, quindi la singola traccia del basso. Abbiamo preso il basso, lo abbiamo trasformato in MIDI da tutti i passaggi e a questo punto che cosa facciamo? Gli diamo il suono che ci pare a noi. E infatti con i campioni che aveva Ivano abbiamo scelto il suono più adatto. Ed ecco fatto. Possiamo dirlo? Il cazzo che ci fa. Senza pagare. Esatto. Senza pagare, come Pio Amedeus. Entriamo senza pagare. Tutto questo grazie all'intelligenza artificiale. No, ai paciughini. Questo che si. Se ti è piaciuto questo contenuto, lascia like, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video e ovviamente non dimenticare di ascoltare Matti Like. Matti Like, Matti Like, Matti Like.